Ciao a tutti, allora anche in questo caso noi stiamo addentrandoci in un campo nel quale fino ad ora la fisiologia, la biologia, gli studi che accadono, sugli avvenimenti che accadono a una persona che fa una determinata cosa, non ci sono di aiuto. Perché l'apneista che si immerge in acqua fa una cosa che non c'entra niente, e questo cominciamo ad averne oramai certezze, che non c'entra niente con quello che si fa normalmente invece fuori dall'acqua. Anche se fuori dall'acqua tu puoi stare senza ventilare, anche se fuori dall'acqua tu puoi eventualmente fare del movimento. Ma l'inserimento della variabile pressione esterna che aumenta insieme a questi dati è una cosa che fuori dall'acqua non puoi creare. E quindi decine e decine di teorie, di ipotesi, sulle quali a questo punto sorridiamo bonariamente, che hanno sostenuto determinate convinzioni, determinate addirittura certezze con l'inadeguatezza di questa parola, perché in questo mestiere la certezza non esiste, credo anche in altri, ma in questo sicuramente no, sono completamente caduti, sono completamente annullati. E ci troviamo ad oggi ad avere, uso una metafora dei giochi, ad avere alcuni tessere di un puzzle molto complesso e moltissime altre tessere mancanti. E noi dobbiamo provare, sulla base di quello che abbiamo, ad immaginare che figura verrà fuori. Siamo a questo punto, adesso. Le due cose fondamentali che ci interessano sono appunto il fatto che siamo immersi in acqua e il fatto che non ventiliamo come ci pare. Ora, io uso la parola ventilare e non respirare, perché? Perché se io sto senza ventilare, in realtà continuo a respirare perfettamente per un po'. Le mie cellule continuano ad avere ossigeno e a espellere l'anidride carbonica lo stesso, anche se io non do aria nuova per un po'. Quindi c'è il fattore tempo, che ha una grossa importanza, e l'altra è il fatto che andiamo ad un gradiente pressorio ambientale molto superiore a quello a cui noi siamo abituati, a quello per cui noi siamo progettati, non solo, ma ad una velocità che molto spesso è elevatissima. Si è pensato che fosse un problema anche relativo alla temperatura dell'acqua, che fossero altre questioni che intervenivano, i movimenti, la posizione. Sembrano tutte faccende di scarsissimo rilievo rispetto alle due che vi ho posto come elemento centrale. Voglio sapere quanta energia spende una persona che corre a piedi. Esiste uno strumento recentemente evoluto nella sua nuova versione, si chiama K5, è una specie di mascherone che si attacca al viso ben aderente, che analizza i gas respiratori, adesso lo hanno reso anche wireless, per cui uno può andare in giro, i dati vengono registrati e poi si analizza. Attraverso questo strumento noi sappiamo quanta energia, quanto ossigeno ha speso quel soggetto, quanta CO2 ha prodotto, e abbiamo una con buona attendibilità, insomma accettabile attendibilità, un'idea di quante calorie ha speso in quel frattempo. Lo faccio sulla bici, posso farlo in qualunque altro sport. Nella mia non posso farlo, perché non solo è complicatissimo scafandrare questa cosa, ma cosa respiro se tanto non emetto nessun gas dalle mie vie respiratorie? Non ho niente da misurare. Farlo immediatamente prima e immediatamente dopo non è sufficientemente attendibile, perché non ho un'idea di quello che succede nel frattempo e perché esistono poi altre vie da cui noi prendiamo energia. Qual è la fonte di energia principale di cui noi abbiamo continuamente bisogno? Carboidrati, zuccheri, in seconda battuta, che arrivano eventualmente dopo, quando i carboidrati non ce ne sono abbastanza, siamo un po' a digiuni, i grassi,
ma anche le proteine sono una buona fonte energetica e soprattutto in condizioni di bisogno. Le proteine, o meglio i loro costituenti, gli aminoacidi, intervengono nel darci energia. E qui mi piace ricordarvi che quando uno tenta di raccontare l'organismo umano facendo il paragone con la macchina o con un motore qualunque, commette un errore concettuale enorme, perché non esiste un'automobile che quando ha finito la benzina consuma i sedili. E il nostro organismo fa regolarmente questa cosa, tutti i momenti. Non possiamo calcolare questi sistemi, e c'è un altro aspetto determinante, fondamentale, e cioè qual è il movente per il quale noi consumiamo energia principale? La contrazione muscolare. Se la contrazione muscolare non c'è, la nostra energia spesa è pochissima. Qual è la ragione per cui spendo quell'energia? Per nutrire il cervello, per far muovere il cuore e per un piccolo ricambio dei tessuti, cellule che muoiono e che si rifanno costantemente. La sommatoria di questi tre elementi mi dà quella famosa caloria per chilo, minuto, per ora, eccetera, eccetera. Benissimo. Ma se io uso l'organo più grosso che ho, cioè i muscoli, spendo molto di più, enormemente di più. La pleista adopera i muscoli. La pleista bravo li adopera quasi per niente. Il più bravo di tutti è quello che risparmia in maniera assoluta. In apnea statica, se sai fare l'apnea statica, non contrai neanche un muscolo. Eppure fai 5 statiche consecutive e non credo che tu ti senta bene come quando le hai cominciate. La paghi questa cosa, la senti. Quindi l'ipotesi che ancora una volta quei meccanismi che noi conosciamo di dispendio energetico, ragioni del dispendio energetico e fine dell'energia che viene consumata sono, nel caso dell'apnea, inapplicabili. Proprio perché l'organo più grande che c'è in apnea lavora pochissimo. E come voi sapete dal blood shift, se io sangue in un tessuto ce ne faccio arrivare poco, quel tessuto entra in una condizione di steady state, di riposo, di quiete. È quando si contrae, quando lavora eventualmente, che chiede nuovo sangue perché possa consumare energia. L'apnea comporta una diminuzione del flusso circolatorio periferico a favore di altri distretti, e questo comporta inevitabilmente che i tessuti muscolari spendono pochissimo, non solo perché non li contraggo, ma anche perché ricevono pochissimo sangue. Quindi siamo piuttosto sicuri che il fatto che l'apnea sia un esercizio che comporta un dispendio energetico piuttosto importante, tutt'altro che trascurabile, non sia legato a niente altro che prevalentemente all'adattamento che il nostro organismo è costretto a creare per il fatto di trovarsi lì senza ventilare a quella determinata pressione. Sono in auto con la mano destra sul manubrio, la sinistra poggiata sulla portiera dell'auto col finestrino aperto, c'è la musichina giusta, sono in una strada senza traffico, vado piano, una volta tanto non ho fretta, ascolto la musichina giusta, c'è il sole, però che non mi dà fastidio, ce l'ho dietro, è perfetto. Quella situazione lì è una situazione di quiete, anzi quasi quasi di benessere. Improvvisamente da dietro un cespuglio, pum, mi parte un cagnolino, freno di colpo, pensate, suppongo vi sarà successo, pensate a cosa sentite in quel momento lì. Un'immediata attivazione, poi subito dopo il cagnolino scappa via, io ho un momento in cui mi passano via le energie, in qualche caso anche dei formicolii, e nel giro di qualche secondo tutto torna in ordine. Che cosa è successo? È successo che io in quel momento lì ho subito uno stress, e a questo stress il mio organismo ha reagito
producendo una serie di attrezzature che prima erano dormienti, che mi fanno superare quello stress. Sono prevalentemente attrezzature ormonali. L'apnea è uno stress positivo o è uno stress negativo? Dipende. Un esempio che mi piace fare è la carezza dei miei figli, che ormai sono grandi e non ce l'ho più, ma se mio figlio o mia figlia mi carezzano il braccio e sulla pelle sana, per me è una gioia. Ma se io mi sono appena scartavetrato la pelle e mi fanno la stessa identica carezza, mi fanno male. Quindi non è tanto una questione di che stimolo ho ricevuto, ma di come stavano le condizioni in cui lo stimolo è arrivato. Se quindi noi pensiamo all'ipotesi che l'apnea o qualunque altra cosa possa essere positiva o negativa, dobbiamo sempre rispondere con una domanda: in che condizioni ricevo questo stimolo? La domanda finale è quella che è sorta poco fa: l'apnea fa bene o fa male? Se faccio l'apnea rischio la pelle o no? Ho la vita più corta? Ho un rischio di patologie più elevato? Ad oggi noi riteniamo che l'apnea sia salutare, sia promotrice di salute, esattamente come qualunque altro tipo di esercizio fisico, pur non essendo un esercizio fisico in senso classico, perché è un allenamento per una serie di distretti, di tessuti, di parti di noi, un allenamento, ripeto, positivo, che aiuta. Siamo a livello ancora di teorie. Ci sono un sacco di cose che non sappiamo, per esempio quanto spengo. Però chiunque di voi abbia fatto una giornata di su e giù in mare sa che alla fine, io ho ricordi lucidissimi nel periodo in cui facevo gara di pesca subacquea, che mi dovevano aiutare a levarmi la muta, cioè, non ne avevo. E questa stanchezza è perché hai contratto e rilasciato i muscoli per tanto tempo? Ma neanche per idea. 5, 6, 7 colpi di pinna, poi divento negativo, vado dove mi interessa di andare, rilassato, mi metto giù, sto lì all'aspetto, se devo guardare dentro un buco o altro dentro un buco, se devo fare l'apnea pura, non faccio neanche quello, devo solo fare quel piccolissimo sforzo per girarmi di 360, 5, 6, 8, 10, 15 colpi di pinna, poi piano piano divento positivo e sono su. Che sforzo è? Fisicamente, muscolarmente è uno sforzo ridicolo. Eppure siamo stanchi, eppure c'è questo dato secondo il quale il dispendio energetico è tutt'altro che trascurabile. Ma uso zuccheri, uso grassi, uso proteine? E quindi, se non so precisamente quali substrati uso, faccio fatica a dirvi quale sia la nutrizione migliore. In realtà, però, noi abbiamo dei sistemi indiretti per capire le cose. Ho visto un cane che è entrato nel mio giardino, non l'ho visto, ma se ieri l'orma nella terra non c'era e oggi c'è, è molto verosimile che il cane sia entrato nel giardino. Sistemi indiretti. La pesca subacquea, con tutta la etica criticabile che la riguarda, è però un banco di prova straordinario per l'apnea. Perché è questa disciplina in cui tu vai su e giù finché ne hai nella giornata, e spesso anche oltre, per tentare di capire, di organizzare una gara o semplicemente di portare a casa la cena. Molto spesso torni a casa senza cena. È forse l'unico sport che io ho praticato nella mia vita in cui, anche se va storta, sono felice lo stesso. È interessante per questa ragione. L'apneista puro non fa 5 ore, 6 ore, 7 ore. Io non ne conosco nessuno che faccia queste cose.
il pescatore subacqueo sì, il pescatore subacqueo può fermarsi a fare un cosiddetto grattapancia a un metro di profondità nella schiuma e può andare a provare a fare la caduta al dotto a 40 metri nella stessa giornata. C'è una polietricità straordinaria. Da loro, dai pescatori, abbiamo avuto molte suggestioni interessanti. Per esempio, nella preparazione delle gare, dove non si spara, dove si ispeziona il campo gara, si cerca di capire con la tramontana dove si mettono i pesci e con lo sciocco dove si mettono col mare mosso e col torbido, organizzare la strategia di gara, ore di su e di giù, di paperino, di attività di questo tipo per 5-6 giorni secondo i regolamenti più recenti. Ai tempi miei non c'era un regolamento, per cui se avevi un mese di tempo potevi andare a fare un mese di preparazione. Si tornava in appartamenti, in albergo, perché era affamati come dei bufali, si mangiavano quantità di cibo spaventose, il doppio di quello che normalmente facevi nella tua vita, e dopo una settimana tu ti accorgevi che la cintura la dovevi calare di un buco. Ma più che il giro vita, quel jeans che in andata ti stava aderente alla coscia, dopo una settimana ti fa bandiera. E qui c'è meno grasso, c'è poco, lì è muscolo. E quindi sapevamo, capivamo, che c'era una gap, una differenza, perlomeno teorica, fra l'apporto energetico e la condizione di modificazioni della composizione corporea. Calava anche la muscolatura, E succedeva molto spesso forse no, ma non di rado, che proprio il sabato della gara ti svegliavi la mattina con un raffreddore, con un'otite, abbastanza frequente. Ai corsi istruttori di apnea che facciamo noi, che durano 8 giorni veri, cioè sono, in realtà sono 10 giorni, ma i giorni in acqua sono 8, è frequentissimo che nelle ultime giornate ci siano un sacco di disturbetti di carattere infettivo che i primi giorni non c'erano. E la ragione sta nel fatto che effettivamente le immunoglobuline in superficie, cioè le nostre difese immunitarie, calano. E quella volta che ti ferisci un taglietto su un anche accidentale, piccolo, fa molta fatica a rimarginarsi. E quei ponti di collagene che si creano fra i capi che si sono dilatati nel taglietto, mentre normalmente sono abbastanza omogenei e si chiudono quasi subito, in questo caso in profondità si chiudono, ma rimane aperto il lembo superiore. E questo è un altro segnale di un'attività di collagene, che è la sostanza che fa queste cose, meno efficiente. E se quel taglietto era talmente profondo da creare una piccola emorragia, non si chiude in un minuto, due. Ci mette un po', in terza, quinta, sesta, settima giornata. E qual è l'elemento comune fra tutti questi? Qual è la cosa che dice che c'è un legame comune fra la massa muscolare, le difese immunitarie, il collagene e ve lo sto dicendo adesso, le proteine della nostra coagulazione? Gli elementi comuni fra tutti questi sono prevalentemente il fatto che riguardano le proteine. Noi abbiamo un riconosciuta depauperamento, calo, perdita, uso, utilizzo di una massa proteica considerevole. E quindi questa condizione che abbiamo noi apneisti è la somma di tanti elementi che entrano in gioco, che riguardano prevalentemente l'adattarsi a quella situazione in cui io mi trovo. Da un punto di vista romantico è bello pensare che, siccome da quando siamo una cellula, cioè non siamo,
a quando siamo pronti per cominciare la nostra vita fuori dal grembo, viviamo 9 mesi dentro l'acqua e che quindi noi siamo in qualche modo, e anche per idea, noi siamo animali terricoli, brutalmente terricoli, animali fatti per stare nell'acqua in apnea, non c'entrano niente con noi, non hanno, noi non abbiamo niente di quello che loro hanno, da un punto di vista biochimico, da un punto di vista anatomico, da un punto di vista mentale, da qualunque altro punto di vista. Quindi, bello pensare a questa cosa, ma in realtà siamo delle schifezze fatte per stare a terra, e a terra dovremmo stare. Non ho sentito. Solo noi o anche l'altra parte? No, no, prevalentemente voi. Abbiamo provato a vedere se questa faccenda della contrazione muscolare, pur piccola, legata alla pinneggiata, poteva avere una qualche differenza, e quindi abbiamo cercato di fare dei test, ripeto, indiretti, perché i test diretti non possiamo farli, sia in condizioni di statica sia in condizioni di dinamica. La statica è un laboratorio teorico interessante perché sei fermo immobile, se la fai bene non hai neanche un muscolo contratto, se non quello della glottide, e stai lì a pensare ai fatti tuoi, anzi se sei bravo non pensi neanche ai fatti tuoi, ti astrai completamente, e aspetti. Vi confesso che nella mia, ora io sono parecchio più vecchio di quello che può sembrare, nella mia carriera ho fatto per 3 anni anche l'apnista puro. Sono stato anche maglia azzurra negli anni in cui si usavano le 2 pinne, quindi immaginate quanto tempo fa. Avevo prestazioni piuttosto buone in profondità e in dinamica, in statica io ero una schifezza. Perché? Probabilmente per questo. Perché io facevo un po' fatica a fare quell'esercizio mentale di astrazione nel quale invece sono bravi quelli che fanno statica. Avevo bisogno di finalizzare, così diceva il mio psicologo in quel periodo. Perché vi confesso che ho cercato anche di capire come diavolo è che ero fra i primi 20 al mondo in 2 discipline e il millesimo in un'altra. E quindi ho fatto un lavoro mentale. Cioè, lui mi diceva, guarda, la tua caratteristica è che devi finalizzare le cose. Se non vedi il fine di una cosa, non ci trovi il senso e quindi questo alla fine ti porta fuori dall'apnea. Quando mi ha spiegato questa cosa ho deciso che era il caso di... No, non è vero, c'è stato l'avvento della monopina. La monopina a 42 anni non la impari. Cioè sì, la impari, ma non fai fatica. Cosa possiamo sapere noi che ci aiuti a capire un po' questa cosa? Beh, allora abbiamo provato un po' di anni fa, come vedete tanti anni fa, a dare a degli apneisti che facevano un corso d'apnea, un corso per istruttori, quindi sala ad ascoltare lezioni e circa 2 ore e mezzo in acqua tutti i giorni, tra mattina e sera, a fare tuffi più o meno tutti uguali, a seconda della loro corporatura, eccetera, eccetera, gli abbiamo assegnato una dieta che doveva essere una dieta da normocalorica a ipercalorica leggermente. Nessuno di questi aveva una dieta calcolata ipocalorica. In più abbiamo detto, ragazzi, qualunque cosa passi la vostra arcata dentaria, che sia cibo o acqua o una bevanda, scrivete, portateci nel dubbio la confezione, e poi ci pensiamo noi a fare le analisi nutrizionali. Bene, risultò che l'88% di questi soggetti aveva tenuto una dieta adeguata e il restante parte aveva mangiato molto di più di quello che gli avevamo detto. Ciò nonostante, la massa grassa di questi soggetti nel 40% era rimasta uguale e si era ridotta nel 60% dei casi. Nessuno era aumentato, pur avendo una parte di questi che aveva mangiato decisamente di più. Poi c'è tuttora quest'idea che se lo stomaco è vuoto, il diaframma si
muove meglio, se il diaframma si muove meglio io riesco ad avere una inspirazione più efficace, più efficiente. Ma se tu devi fare un singolo tuffo, questa cosa è interessante. Ma se tu devi farne tanti diversi, abbiamo dimostrato che così non è. Perché soprattutto se durante questa seduta di apnee prolungate più o meno, ma comunque ripetute nel tempo, soprattutto dico, se c'è uno sforzino fisico da fare, di qualunque natura, i rischi aumentano. E abbiamo dimostrato che nei soggetti che stavano digiuni, un parametro che avevamo scelto, che era la terza contrazione diaframmatica percepita con uno strumento apposta, dimostrava che se questi soggetti erano nutriti con zuccheri e creatina, avevano un tempo di latenza decisamente superiore. E voi direte, ma questa è una cosa per l'agonista? No, l'agonista fa un tuffo. Due. Riscaldamento e un tuffo. Fine. Questa è una cosa per tutti quelli che come noi amano mettersi la maschera e andare a fare la pne. Perché in quella situazione lì, un'ondata che ti costringe a fare un colpo di pinna più forte, una qualunque ragione, l'ancora che si incoccia a fondo, come è capitato a Danilo in quell'episodio, una qualunque situazione per cui ti serva fare un pochino di sforzo, può capitare, anzi, è abbastanza normale. Ed è lì che eventualmente ci può essere un rischio. Ed è lì che mi interessa che il messaggio che ti ho raccontato possa aiutarti ad avere questo rischio più basso. Pochissime settimane fa abbiamo pubblicato il lavoro di cui Danilo vi accennava, su questa rivista importante. Questo lavoro ci dice, e sta suscitando un discreto polverone, ma questo è quello che emerge, tra l'altro che è coerente con una serie di teorie che avevamo postulato già da tanto tempo, e cioè che la glicemia nei soggetti che fanno apnea, sia statica che dinamica che costante, tende a calare. Il fatto che la glicemia, cioè la quantità di zucchero presente nel nostro sangue, cali, è significativo del fatto che l'abbiamo usata. Ma interessante, molto interessante notare che l'insulina aumenta. E voi direte, per forza, se lo zucchero è entrato nella cellula, è entrato perché l'insulina gliel'ha consentito. No, è esattamente il contrario di quello che succede negli sport normali. Negli sport normali l'insulina, tu puoi mangiare quel cavolo che vuoi finché fai il tuo sport, la tua insulina non si muoverà, se non dopo 2 ore che continui a praticare lo sport. Quindi, siccome non esiste un apneista che fa 2 ore di apnea, fino adesso almeno, quindi noi non possiamo pensare di avere lo stesso parametro. L'insulina aumenta. E uno dei suoi controregolatori, cioè l'adrenalina, la noradrenalina, insomma, le cosiddette catecolamine, hanno un notevolissimo incremento. E i due dati non sono coerenti, perché è sempre così nella nostra vita quotidiana che se uno aumenta l'altro scende e viceversa. Stiamo parlando quindi di un esercizio, di una disciplina, io faccio fatica a chiamarlo sport, di una disciplina in cui quello che sta succedendo durante i nostri tuffi non ha niente a che fare con quello che succede quando fai un'altra disciplina motoria fuori dall'acqua. Quando è che produco più acido lattico? Quando tento di correre dietro l'autobus che sta scappando via, magari pieno di borse e di valigie, o quando passeggio amabilmente davanti alle vetrine della mia città? Primo. Il primo caso. Perché? Perché l'intensità dello sforzo è tale
Per cui la quantità di ossigeno che io riesco a incamerare è un po' meno di quella che mi serve e quindi c'è la produzione di un substrato energetico alternativo, di supporto, che non è una roba che fa male, l'acido lattico, mi raccomando, che aiuta me a fare quello sforzo lì. È quindi il rapporto fra ossigeno che è presente e utilizzo dello stesso. Il vostro gluteo in questo momento sta ricevendo sangue? Quasi niente. Perché? Perché ci siete seduti sopra e i vasi quindi sono collabiti, sono chiusi, ma anche perché non lo state usando. Questo spiega perché ogni tanto dovete modificare un po' la vostra posizione per consentire un piccolo afflusso di sangue che consenta altri minuti di posizione in quello stato. La pianta dei miei piedi è uguale, nella stessa situazione, e ogni tanto mi devo muovere, altrimenti andrebbe in ischemia. Quindi il nostro organismo è perfettamente preparato in alcuni parti del nostro intero a stare senza sangue. Provate a mettermi un laccio al polso e state lì per mezz'ora. Quando vi togliete il laccio, la vostra mano avrà qualche piccolo fastidio, ma nel giro di poco tempo è tutto a posto. Anzi, questa è una cosa che dovete fare se c'è una ferita importante a valle di quel punto. E se faccio questa cosa in un vaso che irrora un tessuto nervoso? 3 secondi. 3 secondi e sono andato. Quindi una parte di noi è capace di stare con poco sangue, quindi con poco ossigeno, un'altra parte non è capace. Ma allora, se quella parte che sta con poco ossigeno ha comunque una sua vita, questa vita, che ha bisogno di energia, sarà sostenuta dall'acido lattico. Quindi, quando noi pensavamo, siccome l'apneista non contrae muscoli o li contrae pochissimo, acido lattico non ne dovrebbe produrre, facevamo un errore teorico gravissimo. Perché in realtà l'apneista è in una condizione leggermente ipossica, quantomeno in una parte del suo corpo, e quindi è normale che produca acido lattico, e questo è quello che abbiamo dimostrato già un sacco di anni fa. L'apnea è un'attività lattacica, anche la statica, poco, da 1 millimole andiamo a 2, 2 millimoli è un lattato ridicolo, ma è il 100% di più di quello che ha il riposo. Quindi, ancora una volta, non è quello che fai, ma è la condizione in cui ti trovi. Il cappello da cui sono partito è una specie di punto in cui ritorno costantemente. Sempre in quegli anni c'erano a disposizione i primi bioimpedenziometri. I bioimpedenziometri sono degli strumenti che misurano l'acqua del nostro corpo. Una discreta attendibilità. Poi le macchine che vi vendono adesso vi dicono anche di che colore ha i capelli il vostro macellaio, ma sono un mucchio di balle. In realtà gli impedenziometri sono acquometri. Con questi strumenti abbiamo dimostrato che c'è una disidratazione che è evidente nella pleista, ma che questa disidratazione riguarda in egual misura i tessuti intra ed extracellulari, cosa che negli sport fuori dall'acqua non accade. E insisto, molto probabilmente, quello che fa la vera differenza è un mediatore che nelle apnee, quali che siano, o negli stati di ipossia, quali che siano, un mediatore che noi produciamo, che è il fattore inducibile dalla ipossia, hypoxia inducible factor. Questa sostanza è in questo momento l'oggetto dei nostri studi.
stiamo testando, abbiamo testato 42 apneisti che facevano tutti la stessa cosa, 5 tuffi a 20 metri, e abbiamo scelto questo protocollo perché i 20 metri per gli apneisti che hanno un minimo di allenamento sono una quota normale, e quindi ci interessava un po' meno studiare quelli che vanno a 100 metri o a 70, ci interessava studiare la grande parte della popolazione degli apneisti. I dati fino ad oggi sono ancora una volta parzialmente d'aiuto alle nostre teorie, perché non sono tutti coerenti a significare quello che vi ha raccontato Danilo poco fa. Alcuni di noi sono più attrezzati, altri lo sono un po' meno. Quindi, se penso che l'apnea in sé è una disciplina che mi comporta un dispendio energetico importante, devo anche ricordare che l'apnea dura un minuto, 1:30, 2:30, e oltre i 2:30 stiamo cominciando a parlare di poca gente. Quindi, di uno sforzo, di una condizione, di uno stress, se preferite, che dura pochissimo, ma che poi io ripeto, e ripeto, e ripeto, e ripeto ancora, perché mi piace farlo, perché ci sto bene. Quindi è la sommatoria di tanti micromomenti, se volete, totalmente diverso da quello che faccio quando faccio una corsa, una pedalata o quel che volete voi. Piuttosto simile, casomai, a quando faccio un lavoro di ripetute. Chi di voi abbia mai fatto un allenamento serio, prima o poi avrà fatto delle ripetute. Cioè, sforzo importante, riposo, sforzo importante, riposo. Però la ripetuta allenante è quella in cui tu parti prima di aver recuperato realmente. Invece, in questo caso, noi stiamo ripetendo allo sfinimento che bisogna assolutamente ripartire solo quando hai recuperato pienamente. Perché qua non ti rompi un menisco. Qua ci lasci le penne se sbagli. È tutta un'altra storia. Quindi, alla fine delle ore in cui tu sei stato in mare a far su e giù, ma anche semplicemente a girare in superficie cercando il punto giusto per fare il tuo tuffo, perché stai seguendo un costone e volevi trovare il punto più bello da guardare, o perché ti piace fotografare le castagnole in controluce e hai bisogno della posizione giusta, quale che sia la ragione, fai molti tuffi rimanendo in superficie nel frattempo. La somma di tutto questo che tu hai fatto ha un dispendio energetico importante. È abbastanza intuibile, anche se la logica non sempre ci aiuta, che più fondo vado, più mi devo adattare ad una situazione importante. Più ne faccio e più questa cosa avverrà. È vera per tutti? Noi abbiamo registrato un talarone a uno che faceva ricci a 5 metri. Solo che era un punto, un momento. Adesso non so se nelle parti di mare che frequentate voi, ma in quelle che frequento io i ricci stanno purtroppo molto diminuendo. Ma una volta, mi riferisco a 10 anni fa, c'erano dei punti dove ce n'erano un'enorme quantità. E quindi questo ragazzo faceva tuffi a 5 metri per prendere i ricci senza stare in superficie abbastanza, perché tanto 5 metri dove che siano, vai giù, prendi, cioè, torni su, li metti nella cesta, torni giù. Questa cosa, ancora una volta, probabilmente si giustificava non con la profondità o con il tempo di permanenza sotto, ma con lo scarso tempo di permanenza in superficie. Una situazione metabolica molto particolare, dettata proprio dallo stile dell'apnea di quel momento. Scusa, posso un momento? Noi come riferimento in genere diamo un tempo di recupero che almeno pari al doppio del tempo di apnea,
è congruo o no? Danilo molto è un amico e quindi mi vuole bene, quindi ha detto il protocollo sponsiero. Insomma, ci stiamo, ne parliamo al bar, non è un dato scientifico questo. Però insomma la conclusione a cui siamo arrivati è che se tu hai una profondità consueta, tua, di 20 metri faccio per dire, quindi 20 metri per te sono una profondità che raggiungi bene, ma è vicina ai tuoi limiti, quel tuffo lì va fatto con un riposo triplo. Se sempre tu che vai a 20 metri e a 25 sei un po' tirato, vai a 10, il tempo è doppio. Cioè, più ti avvicini ai tuoi limiti e più si dilata il tempo in superficie. E questa è la ragione per cui io, Nicola, e non Apnea Academy, FIAS o chi che sia, Nicola dice, compriamoci lo strumentino, il computerino che è fatto apposta per gli apneisti e consultiamolo. Non tanto per dire, oh, sei uno sfigato perché sei andato meno fondo di me, ma perché così ci dà il tempo in superficie. Ti ribadisco, a me piace ancora pescare, ci vado a pescare ancora. E se mi passa il pescione sotto, dovrei teoricamente partire e provare a fargli una caduta, a fargli un diretto. Ho smesso di farle queste cose, se non sono del tutto pronto, pazienza. A 20 anni non le fai queste cose. Infatti, se voi guardate l'incidenza degli incidenti, perdonate il bisticcio, sono quasi sempre in una fascia d'età giovane, dove c'è quell'entusiasmo che tutti noi abbiamo vissuto, che ancora non è mitigato dal buon senso. Ma torniamo a noi. Più tuffi faccio, più spendo energia. Più fondi li faccio, più spendo energia. E questa riduzione del nostro patrimonio proteico è un dato vero, è un dato inoppugnabile. Ma ci sono un sacco di cose che noi non sappiamo. Per esempio, dove vanno a finire queste proteine? Non l'abbiamo ancora scoperto. Abbiamo qualche idea su come farlo e forse abbiamo anche trovato i fondi per farlo. Ah, perché poi alla fine, ovviamente, tutte queste cose costano. Dosare quella hypoxia inducible factor su 42 soggetti ci è costato 1.800 euro. Voi direte, vabbè, non è mica una gran cifra. Ma che faccio, la metto io? Tanto devi pagare. La scienza è questa. Vabbè, 1.800 euro contro che sia del polmone sul fondo, non è sulla vita sulla storia della gente. Poi c'è la faccenda dell'idratazione che è saltata fuori prima, giustamente. Idratazione che l'apneista è un elemento topico, decisivo. Perché l'apneista si disidrata? Ormai sono anni che lo ripetiamo, non mi sono stancato di farlo, ma insomma credo che oramai sia abbastanza noto. Abbiamo acqua perché abbiamo una produzione di pipì anomala, esagerata, massiva, legata alla produzione di questo benedetto ormone divertire natriuretico che ci dà grande quantità di uresi. Quindi non ci disidratiamo per la stessa ragione per cui lo fa chi fa la lezione di spinning in palestra, cioè sudore. Ci disidratiamo perché abbiamo una dispersione di fluidi molto importante per la diuresi e abbastanza importante per l'umidificazione dell'aria che introduciamo con la bocca e non col naso. Quindi, questo specifico aspetto non è solo acqua, ma è anche sodio, perché questo ormone che determina la pipì per noi apneisti è un ormone che promuove l'escrezione di sodio. Quindi io devo mettere dentro acqua, ma devo mettere dentro anche sodio. Allora come si fa? Siccome il peptide natriuretico, cioè questo ormone benedetto, è anche un potentissimo inibitore della sete, e se ci pensate è perfetto il disegno della fisiologia, cosa deve fare il nostro organismo in quel momento lì? Liberarsi di acqua. Perché se no
la pressione intrapolmonare è troppo elevata. Si libera di acqua ed è perfetto che ti suggerisca di non metterne di nuova. È che questo fatto, quando torni in superficie, viene meno. Ma intanto è successo. E perché ci sia la percezione del bisogno di sete, di bere, pardon, cioè la sete, servono diversi minuti. Ed è, a meno che tu non faccia un lungo spostamento, una pausa, ti stendi al sole un po' e poi ricominci, insomma, un momento in superficie stabile, a meno che tu non faccia tutto questo, non arriva al senso di sete, non lo percepisci. E quindi un grosso rischio è quello di disidratarsi. Non c'è una 1800 euro. Ah no, ma non c'è la macchina sopra. Ce la mettiamo adesso. Ma perché avviene anche in dinamica? A diurisi. Anche la nuotazione. Anche nel nuotatore avviene. Anche in chi fa nuoto di superficie avviene. Perché l'acqua, che ha una densità elevatissima, con 10 cm di profondità ti dà già uno 0.01 atmosfera in più, e questo basta perché il nostro torace subisca un piccolo glass shift. Il nuotatore sta in acqua per un allenamento abbastanza normale, è un'ora a 0.01 è sufficiente per innescare un glass shift e quindi la diuresi. In dinamica a un metro di profondità ancora di più. Tutto questo quindi ci dice che l'apneista non deve ascoltarsi per capire quando è ora di bere, deve ascoltarsi per molte altre ragioni, ma per dire quando è ora di bere deve adoperare un programma, un cervello, un orologio. Ogni tuffi bevo. Io divago un istante per così. Voi ricordate la promozione del programma anti-obesità degli Stati Uniti, voluto, o meglio, promulgato, promosso dalla signora Obama? Obamacare si chiamava. All'inizio, nei primi 3 anni del programma Obamacare, negli stati in cui era stata particolarmente spinta questa cosa, cioè Texas, Alabama e Arizona, l'obesità è incrementata. Perché? Perché il messaggio era: smettetela di andare in giro. Se chi di voi è stato negli Stati Uniti si accorge che in mano hanno sempre qualcosa da bere, cioè più al sud che al nord, ma è straordinario, questi boccioni giganteschi girano con gli zaini, ma sempre con la borraccia, le cose. E dentro lì non c'è acqua. C'è quasi sempre un soft drink, una cosa dolce. Allora, il programma fu: togliete gli zuccheri e usate bevande a zero zuccheri. Il peso aumentò. Solamente quando si dimostrò, alla fine del primo mandato Obama, uno studioso americano dimostrò che uno dei recettori che abbiamo in bocca capisce che è entrata una cosa dolce e fa partire l'insulina lo stesso, e se l'insulina parte tu ingrassi, si capì che il problema non era togliere gli zuccheri, era togliere il sapore dolce dalle cose. Così come noi percepiamo il sodio, giusto suggerimento che è arrivato da in fondo, percepiamo gli zuccheri, percepiamo qualunque altra cosa, anche se poi non va nel pancino. Quindi il nostro organismo percepisce che è entrata una cosa salata e quindi non ci fa tanto sentire il bisogno di prendere una cosa salata, ma è proprio di quello che noi abbiamo bisogno. Attenti, non salata di sapore, salata di chimica, cioè sodio. Allora nella nostra bottiglietta che mettiamo sul bordo della piscina o sulla barca, no, soddisfi solo parzialmente. È meglio mettere un energetico o sali? Uno sport drink, una bevanda da sport. Quelle bevande che sono particolarmente ricche in sodio. Adesso c'è l'acqua San Gemini, un alimento sportivo. Ne ha pochissimo sodio, l'acqua San Gemini ha molto calcio. Ed è per questo che ha questo claim di acqua per lo sport. Ma sodio ne ha pochissimo. Ma
non deve essere dolce, non deve avere un sapore dolce, c'è anche qualcosa di dolcificante, un dolcificante che ha pochissimo zucchero, però dà la sensazione di dolce, non va bene ugualmente. No, peggio perché... Ti inganna. L'Enervit, però ha il sapore dolce. Dolce. Non va bene. Va bene. Perché? Ha dentro gli integratori. Perché qui stiamo costruendo, vi sto accompagnando. Avete sentito le osservazioni? No. Loro giustamente dicevano, ma il fatto che le bevande da sport siano dolci può rappresentare un problema? No, non rappresenta un problema perché, ovviamente spero di portarvici per mano alla fine di questa cosa, ma no, perché noi perdiamo zuccheri. Abbiamo detto la glicemia cala, abbiamo detto. Quindi se io con lo stesso gesto ottengo tre vantaggi, mi reidrato, metto dentro il sodio e metto dentro anche due zuccherini che intanto mi sono giocato, tanto meglio. Quindi le bevande specifiche costruite perché corre a piedi, pedala, eccetera, eccetera, vanno benissimo per la pelle. Mentre l'acqua schietta, soprattutto se è quell'acqua con le bolle che parlano o che fa fare plin plin e che costa il doppio delle altre per ragioni che mi sfuggono, è un'acqua che è sbagliatissima per noi ambientali, perché non ha sodio dentro. Altra regoletta fondamentale è che noi dobbiamo sempre mangiare qualcosa prima di andare in acqua. Ed è chiaro che se tu mangi una manciata di noci, che può darti 150 calorie, siccome le noci sono grasso puro, per avere quelle 150 calorie disponibili passano 9 ore. Le troverai quando sei a cena. Devi mangiare una cosa che abbia un tempo di digestione, di assorbimento e quindi di utilizzo congruo con il tempo che hai a disposizione. A che ora andrete in acqua oggi? Alle 15.30. Alla pausa delle 12.30 un carboidrato e basta, perché solamente così in quelle tre ore potete realmente utilizzarlo. Al di là del fatto che farete, presumo, non tantissime ore d'acqua, una e mezza credo che sia la sessione, in quell'ora e mezza però di su e giù energia ne spendete, e quindi quello è un momento in cui scientemente, sapientemente dovete scegliere una cosa che si digerisca nei tempi adeguati. Vai a fare l'apnea al mattino all'alba perché ti piace quel momento là, e o ti alzi adeguatamente prima, oppure hai una sola possibilità: prendi quelle cose che si assorbono, si digeriscono in una manciata di minuti, cioè quegli zuccheri che usano i ciclisti, i gel, quelle cose. I ciclisti no, la preidratazione. Quindi la strategia è, mi sono perso un attimo, giustamente lui mi ha riportato nel seminato, la strategia è bere qualcosetta prima, un po', giusto per essere sicuri di partire idratati, bere costantemente a piccole prese, e l'abbiamo detto. Evitare di andare in acqua a digiuni, a meno che non si faccia il singolo tuffo, e durante la permanenza una piccola assunzione di zuccheri. Ripeto, se stai in acqua un'ora, due ore, cioè relativamente poco, va benissimo la bevanda da sport. Se stai in acqua molto più tempo, ti serve di portarti un cereale, un dolcino, una cosa che sia facile da digerirsi, non un dolce al cucchiaio. Panna cotta! Ma per esempio una fettina di crostata con la marmellata, un biscotto, una cosa di questo genere, cioè cose relativamente facili a digerire. Piccole frazioni, proprio perché è verissimo il principio che se lo stomaco te lo riempi troppo, l'apnea venne di sicuro non la fai. E siccome a quel punto io ho fatto acqua, sodio, carboidrati,
e probabilmente pochissimo altro, è fondamentale che il pasto successivo sia pensato adeguatamente, un pasto particolarmente ricco di proteine, legumi, pesci, carne, uova, formaggio, eccetera eccetera. Piuttosto importante che, siccome tutto questo stress richiede una grande compartecipazione di enzimi, cioè vitamine, noi ci ricordiamo sempre di associare al pasto proteico serale o comunque di fine apnea un'abbondante razione di vegetali colorati, non solo verdi ma anche rossi, gialli, eccetera eccetera, perché sono quelli che ci danno una completezza enzimatica particolarmente elevata, una buona garanzia. Cotti o crudi? Sempre meglio crudi. A piccole dosi, cioè il bicchiere, assolutamente nessun problema, soprattutto rosso. Viceversa, qualunque altro alcolico, birra compresa, ha un effetto diuretico e quindi andrebbe contro all'obiettivo che noi ci siamo dati in quel momento. Durante lo sport va bene anche assumere e quindi mangiare qualcosa tipo quelli che usano che fa carica durata? Sì, certo, Sì. Gli aminoacidi no. O meglio, sugli aminoacidi ho la sensazione che non sia fondamentale, proprio perché non c'è un problema di catabolismo muscolare legato all'esercizio, e quindi riterrei di no. Nel cosiddetto ultra endurance, cioè quelli che fanno su e giù per i monti per un giorno e mezzo, quelle robe lì, allora lì li usiamo e li usiamo molto, ma non c'è un apneista che faccia dei tempi così lunghi di permanenza in acqua, quindi direi di no. Carboidrati sicuramente sì. Parlando di vita reale, quindi di apneisti non agonisti che fanno quella seduta barra due a settimana dopo una giornata normale di lavoro in ufficio, come consigli di gestire il prima e dopo, considerando che usciamo alle 11 della piscina? Una merenda alle 7, 7 e mezza, insomma un'oretta e mezza, due prima di entrare in acqua, sicuramente sì. E basta un pacchetto. Intorno alle 8. Basta alle 6. Un pacchetto di cracker è sufficiente, sono un centinaio di calorie e di carboidrati che entrano veloci. Se vuoi fare il tecnico, la barretta specifica, benissimo, di carboidrati, ma anche il pane con la marmellata o una cosa di questo genere. La cena alle 11, che poi è seguita dal sonno abbastanza ravvicinato, converrà farla piccina, prevalentemente proteica. Mi viene in mente due uova sode, una frittata o qualche fetta di prosciutto, poche verdure per non riempirsi troppo e via nanna, e domani mattina a colazione compensa. Quello che è stato fatto, adesso io non insegno più apnea, ho smesso di insegnare perché mi occupo solo della parte scientifica, ma una volta finita l'apnea, finita la lezione, pizza. È la peggiore cosa che vi possa fare. Vi siete mai pesati prima e dopo una giornata di apnea? No, l'avete mai fatto? Pochissimi lo hanno fatto, ma non mi sorprende. È abbastanza normale che voi cominciate la mattina che pesate 10 e finiate, pur avendo bevuto eccetera eccetera, che pesate 8, cioè 20% di acqua perduta, perdono, 20% di acqua che non corrisponde al calo di peso, ma 2 kg è abbastanza normale. 2 kg su 70 sono 3%. Perché? Perché non c'è il bisogno e quindi, non essendoci il bisogno, un po' trascuriamo la cosa. Come dobbiamo ovviare a questo? Bevendo, tentando di bere quel tanto che basti a non andare sotto il 2% del calo di peso. Questo è il sistema più semplice che io possa suggerirvi. Abbiamo dei sistemi per calcolare l'idratazione, eccetera, ma
insomma, sono macchine costose e uno per fatti suoi non se le compra. Una bilancia invece presumo che più o meno tutti quanti se la possano permettere. Fate un po' di esperimenti e cercate di pianificare le cose sulla base dell'esperienza fatta in modo che non andiate oltre il 2% del cambio peso. Mi sta dicendo di bere circa un litro e mezzo in 4 ore d'apnea, un litro e mezzo va tutto. Ma prima, quindi un po' prima e molto durante. Scegliamo sempre bevande ricche di sodio e il fatto che nella quasi totalità delle bevande da sport ci sia un 5, 6, 7% di zuccheri è indicativo del fatto che sono particolarmente interessanti. Aggiungo una notizia di carattere biochimico, e cioè che lo zucchero noi lo assorbiamo meglio se è a braccetto del sodio. Quindi la presenza di questi due elementi insieme è particolarmente interessante per favorire la digestione e l'assorbimento. Se mangio un biscotto, ho introdotto nel mio stomaco una cosa densa, solida, che per essere digerita e assorbita vorrà dell'acqua. E se io non gliela do, l'acqua il mio organismo va a prendersela dai suoi depositi. Quindi io per digerire una cosa molto secca mi disidrato temporaneamente per poi rimettere in equilibrio il sistema. Se io però mangio una cosa secca e ci bevo un sorso, ho più o meno raggiunto una situazione di bilancio. Quindi è importante che se scegliete fluidi potete anche bere un po' meno, ma se scegliete solidi è decisivo che voi beviate. Scusa, il primo punto, cioè se si fa un massimale, se fai il singolo tuffo e poi te ne vai, puoi anche fare digiuno. Era per permettere anche la maggiore del diaframma. Quest'ultimo messaggio di questo cartello non ha basi scientifiche, è un calcolino che abbiamo fatto su quello che fino ad ora abbiamo acquisito, e cioè che mediamente ci servano una quarantina di grammi di proteine per rimettere un po' a posto le cose, e una quarantina di grammi di proteine le abbiamo grosso modo dal 75% di peso di carni o di pesci in più. Quindi per 40 grammi servono 150-160 grammi di carne o di pesce o eccetera eccetera. Tenete conto per esempio che il parmigiano ha dei vantaggi straordinari da questo punto di vista, perché in piccolo volume è una dose di proteine molto alta, tra l'altro con una percentuale di leucina interessante, leucina è un aminoacido molto utile e molto importante. Quindi se la giornata è stata impegnativa, cercate di favorire quello che nella tradizione culinaria italiana si chiama secondo. Anche se avete scelto di non mangiare le carni, ricordatevi di essere molto generosi sui legumi. Viceversa, se è stata un'ora e mezza di piscina, servono questi dettagli, ne serve molto meno. Se la giornata è stata importante, però più o meno giocatevi la porta. Quando si parla di nutrizione dello sport, quasi sempre si scivola sull'argomento dei supplementi, delle integrazioni cosiddette. E l'atteggiamento supplementi no, perché io sono duro e puro, mi pare un atteggiamento inaccettabile. Per fortuna che ci sono, come tutte le armi che abbiamo a disposizione, possono fare molto bene o possono fare molto male, dipende da come li usi, ma per usarli bene devi conoscerli. Nello specifico io ve ne propongo pochissimi. Quanto tempo ho? Finito? Ho finito. Ne propongo pochissimi, e quando
i giochi si fanno abbastanza duri, avere un substrato energetico di conforto agli zuccheri, cioè quello della creatina, può essere di grosso aiuto. Ne bastano piccole dosi. Gli aminoacidi ramificati dopo l'esercizio più che durante, per la stessa ragione, cioè per tentare di rimettere a posto quella quota proteica che ci siamo giocati. Se fate un mese di apnea tutti i giorni su e giù in vacanza, attenti, perché la carenza di ferro potrebbe essere molto verosimile. E in quel caso quindi fatevi un esamino prima, un esamino a fine vacanza, e l'anno dopo, se vi siete accorti che quella volta lì eravate in carenza di ferro, pigliate un po' di ferro durante il periodo. I 10 giorni di apnea non sono sufficienti a determinare questa situazione. E con questo ho finito.